Wow. Eccomi qua, sono tornato. What's up, guys? Io sono Christian e per chi non lo sapesse, sono stato fermo 3 settimane dalla pubblicazione di contenuti su qualsiasi social perché avevo il bisogno di prendere un attimo una pausa, di respirare un attimo. E in questo video qua, dopo veramente tantissimo tempo, vi racconterò che cosa mi è successo queste 3 settimane qui. Penso che siano state 3 settimane un sacco piene di uragani, di emozioni, di situazioni e cose. E I need to talk to you guys about a lot of things. Come potete vedere, sono diverso, c'è qualcosa di diverso in me perché ho la barba. I like it. È strano vedermici perché è la prima volta che mi trucco con la barba, però in questo video qua mi voglio un pochino aprire dal momento che non mi aprivo da veramente mesi, forse 2 o 3. Allora, il principale motivo per cui ho preso questa pausa è per il semplice fatto che non riuscivo a concepire tutto quello che avevo. Le persone mi dicevano: sei un grande, tu fai questo per le persone, tu diventerai qualcuno, tu sarai questo, tu sarai l'altro, e io non riuscivo a vedere nulla di tutto ciò. Io non riuscivo a vedere tutto quello che ho fatto e vedere tutto quello che potrò magari fare in futuro. No, no, non andava bene. Io con il video precedente che ho pubblicato ho detto che mi sentivo un sacco relaxed, che avevo proprio questo mood sciallo. Però, pensandoci un attimo, ho riflettuto un attimo tra me e me e ho detto: ok, però questo mood ce l'hai perché hai bisogno di rilassarti seriamente. Perché principalmente questa mia percezione del non avere nulla era nata dal fatto che il mio mantra, ovvero la frase che mi ripetevo sempre nella mia testa, è "Artists are alone". Gli artisti sono soli. Io mi ripetevo sempre questa frase e non riuscivo a concepire nulla. Potevo essere circondato anche da 100 persone, 1000 persone, 100.000 persone. Potevo essere, boh, qui in casa a guardare tutti i numeri delle persone che mi seguono. E mi sentivo solo, potevo stare accanto alle persone a cui più tengo e mi sentivo solo. E questa è una cosa su cui ho lavorato pesantemente su di me, perché vivevo le giornate con quella sensazione di malinconia che non mi faceva sentire bene. E riflettendoci in queste 3 settimane, giusto qualche giorno fa, ho guardato il canale, ho guardato il mio account di Instagram e ho detto: tu non sei da solo. In ogni caso, ci sarà sempre qualcuno per te. E questo guardando anche le persone a cui più tengo che mi stanno seriamente accanto, io stavo con loro e avevo quella sensazione di vuoto interno. Nonostante ogni tanto quel vuoto non c'era, poi nell'overall mi sentivo da solo. Ho lavorato su questa cosa. Dopo che ho avuto quella sensazione, quando ho guardato tutti i miei social, ho guardato i numeri di telefono di queste persone, ho guardato i profili di queste persone, mi sono venute alla mente tutte le cose che quelle persone hanno fatto per me. E ho detto: tu non sei da solo, brutta testa di... Questa cosa del sentirmi da solo è anche nata dal fatto, e questo è un altro topic di cui voglio parlare, è nata anche dal fatto che molte persone non riescono a percepire, non riescono a capire il fatto che sotto di questo c'è Christian. Io sono Christian, il mio personaggio è DMT. DMT è il mio alter ego, ok? Questo è DMT. Però quello che sta parlando è Christian. E sotto queste ciglia finte, sotto questi ombretti, sotto questo fondotinta, questo mascara e qualsiasi cosa, c'è Christian. C'è il cuore di Christian e c'è il cervello di Christian. E molte persone non lo capiscono. E ogni tanto penso: è così difficile da capire. Sì, sono una persona femminile, sono androgino. E quindi? E quindi? Questo non mi fa maschio? La definizione di maschio, così come la definizione di donna, in teoria non esiste perché non ce n'è solo una. È un intero, in inglese si dice spectrum. È un'intera gamma. Cosa c'è di sbagliato? Pensare al fatto che tutti siamo uno diverso dall'altro e ognuno ha una personalità diversa dall'altra e con talmente tante sfaccettature che è difficile cercare anche solo delle definizioni. Quello che io non ho mai detto perché non volevo, boh, non lo so perché non l'ho mai detto, è che il mio pensiero principale è che in realtà ogni giorno che passa si scopre sempre qualcosa di diverso di se stessi e io sono sempre stato aperto al fatto che un giorno magari potrò scoprire di non essere solo gay. Magari un giorno potrò scoprire di essere, boh, di voler cambiare sesso. Magari un giorno scoprirò di essere completamente etero, però mi piace essere così. Non lo so. Adesso come adesso non ne ho bisogno di una donna. Ah, now I need my bananas, ok? In queste 3 settimane è successa anche una cosa dal punto di vista sentimentale, di cui non voglio tanto parlare, tanto andare dentro, perché da una parte la vita amorosa. Da una parte la vita sui social, ok? Sono due cose che voglio tenere assolutamente distinte, che non vorrò mai
mai unire. E se dovranno essere unite, proprio il filo, proprio un filo, non tipo così, mai, non voglio, sono due cose differenti. C'è stata una rottura, e questa rottura direi che è stata una delle più belle dal punto di vista di sentimento, perché adesso questa persona qua, che di sicuro mi starà anche guardando, è il mio migliore amico, a cui voglio un fottio di bene, a cui voglio una cifra di bene, e voi magari starete pensando, tu sei pazzo, l'ex migliore amico, ma tu sei fuori di testa. No, perché sono... La rottura è stata data, è stata fatta per altri motivi, per cui non c'entrano tradimenti o cose del genere, per cui non voglio andare troppo deeply in questa cosa qua, perché sono fatti miei e devono rimanere fatti miei. E questo è per andare a riflettere su una cosa, ovvero se voi provate qualcosa, dovete dirlo. Se voi per caso con il vostro partner, se voi per caso avete un problema con il vostro partner, ne dovete parlare. Non dovete stare zitti e tenervi tutto dentro e poi appena prendere e diventare tipo un uragano di rabbia, fare dei casini e magari perdere e distruggere completamente un rapporto perché non avete avuto i nervi saldi per dire devo parlargli di questa cosa. In una coppia o anche in un'amicizia in generale, la mancanza di comunicazione è il peggior nemico in assoluto. È il peggior nemico in assoluto, perché se manca la comunicazione, manca qualcosa. E questa mancanza prima o poi si farà sentire. Io, fortunatamente, come persona, ogni volta che c'è un problema, I speak up. Parlo di quel problema, non mi interessa. Ne voglio parlare. Se sto male per una cosa, io te la dico. Se tu stai male per una cosa, tu me la vieni a dire. Perché se tu ti tieni tutto dentro e poi mi vieni a svuotare ad una certa, io ti dico, brutto mongolino o mongolina, me lo potevi dire prima, no? Quindi fidatevi di me, se la persona seriamente vi vuole bene, sarà lì ad ascoltarvi e a capire i vostri problemi. E parlando di questa cosa qua, bisogna anche riflettere sul fatto che molte persone, al posto che ascoltare per capire, ascoltano per rispondere. E questo è uno degli altri errori più gravi all'interno di un rapporto. E soprattutto questa cosa accade in un litigio. In un litigio la maggior parte delle volte si ascolta per rispondere e non si ascolta per capire, perché si è pervasi dalla rabbia e quindi si vuole rispondere assolutamente, quindi magari non si capisce quello che l'altro vuole dire. Quindi se per caso siete in un litigio, fate un bel respiro, calmatevi, ascoltate quello che ha l'altro da dire e poi parlate. Ascoltate però quello che vuole dire, non ascoltate per rispondere, ascoltate per capire la sua parte e poi cercate di far capire la vostra e cercate un connubio. Cercate di capire i vostri problemi. Molte volte, quando riesco e quando ho tempo, apro i direct di Instagram e cerco di risolvere alcuni dei vostri problemi. Cerco di ascoltarvi. Magari non vi riesco a rispondere perché non ho mai passato una vostra situazione, però cerco di dirvi, guarda che sono qua. Quindi se vuoi dire qualcosa, se vuoi parlare, parlami pure, non è un problema. Perché io sono qui per ascoltare, sono qui per capirti, sono qui per essere la tua spalla su cui piangere anche se è solo virtuale. Sono una spalla, perché lo sono tuttora, una spalla su cui piangere per moltissime persone, e che le persone che mi stanno accanto sono molto fortunate ad avermi, e non lo sto dicendo per vantarmi, perché finalmente ho capito quello che le persone mi dicono nei commenti. Vorrei tanto essere tua amica, vorrei tanto essere tuo amico, perché mi sembri una persona che ascolta per capire, sembri una persona d'oro. And I am like that. Ora ho finalmente la concezione di tutto quello che sono. Anche se, ripeto, io magari domani scoprirò qualcosa di diverso di me. Un'altra piccola cosa. Non abbiate paura di essere voi stessi. Questa cosa qua la ripeterò alla morte, ma sono delle parole che vanno sempre, sempre dette e mai nascoste. Perché certe persone hanno bisogno di sentirle centinaia di volte e magari adesso qualcuno di nuovo mi sta guardando. Anche su questa cosa qua ho riflettuto. Determinati genitori sono seriamente troppo oppressivi verso i loro figli. E io, i genitori che sono... così, sono tipo degli avvoltoi sui propri figli, non li concepisco. Purtroppo la maggior parte delle volte quando capita questo è perché i genitori stessi da piccoli hanno subito determinate cose che stanno rinfacciando i propri figli. Però io quello che vi vorrei dire, genitori, se magari c'è qualche genitore che mi sta guardando o qualche futuro genitore, se per caso avete tipo passato una brutta situazione quando eravate piccoli, i vostri genitori non vi facevano andare in discoteca, i vostri genitori non vi facevano truccare, i vostri genitori non vi facevano uscire due volte in una giornata, i vostri genitori non vi facevano uscire eccetera eccetera eccetera, cercate di non fare le stesse cose a vostro figlio o vostra figlia, perché questo sarà solo controproducente. Non fate agli altri quello che non vorreste che venisse fatto a voi. Spero che l'italiano mio sia giusto, il mio italiano sia giusto. Perché se voi siete stati male quando tutto questo vi è capitato, perché dovreste far star male anche i vostri figli? Non dovreste volere il loro bene? Allora fate in modo che loro
abbiano quello che voi non avete avuto. Di certo non sto dicendo che se i vostri genitori non vi hanno fatto fare le siringhe quando eravate giovani, adesso se i vostri figli ve lo chiederanno, gliele dovrete far fare. No, assolutamente no. Ci vuole un pochino di ragionamento ovunque. Però comunque, le piccole cose che voi non siete riusciti a fare, fatele fare ai vostri figli, rendeteli felici. Se voi non siete mai riusciti magari ad andare tipo ad un parco giochi perché i vostri genitori dicevano no è troppo costoso, mettete i soldi da parte e cercate di far vivere a vostro figlio o vostra figlia quello che voi non avete potuto vivere. E in questo modo gli lascerete un ricordo, per cui potrà dire wow, cerca di far tutto per me. Altro di cui parlare in questo momento non lo so precisamente, anche perché sto schiattando e se per caso avrete sentito il rumore del ventilatore che è sotto di me e il microfono non è riuscito a tagliare via il suono, mi scuso, però seriamente ho troppo caldo con tutte le luci, il make up che buchino un circo. E quindi nulla, siamo giunti così alla fine di questo story time. I feel so good. Se questo video qua vi è piaciuto, cliccate un mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete i miei video in futuro. Fatemi sapere qua sotto tramite un commento la vostra per quanto riguarda i topic di cui ho parlato in questo video. E detto questo, thanks for watching. Ah, mi mancava un sacco dirlo. Sì.